l'esista l'Italia Unita, Francesco V d'Austria Este e la sua brigata. Intanto facciamo una piccola presentazione di Elena. Elena Bianchini Braglia è presidente nazionale del Centro Studi sul Risorgimento e sugli Stati Preunitari. È direttrice della rivista Terre Estensi, è autrice di biografie femminile e saggi sul Risorgimento. Ha pubblicato vari libri, fra cui Risorgimento, le radici della vergogna, psicanalisi dell'Italia, Adelgonda di Baviera, Maria Beatrice Vittoria, rivoluzione e risorgimento tra Estensi e Savoia, La verità sugli uomini e le cose del Regno d'Italia, rilevazioni di J.A., agente segreto del conte di Cavour, L'ultimo duca, Francesco V d'Austria Este, In esilio con il Duca, la storia esemplare della Brigata Estense, 28 giugno 1914, Ferdinando e Sofia, la morte dell'Europa. Collabora con riviste e tiene conferenze. Intanto presentiamo la bandiera della Brigata Estense. La bandiera della Brigata Estense si trova al Museo dell'Esercito di Vienna. Questa bandiera è stata concessa da Sua Altezza Reale, la Duchessa Maria Beatrice, moglie di Sua Altezza Reale Francesco IV, Duca di Modena, al primo battaglione di linea nel 1820. È costituita da grande stemma austro-estense, circondato da un cerchio di alloro ed uno di quercia, e sormontato dalla corona ducale. I bordi sono di colore azzurro. Lo stemma è composto nel seguente modo: il primo partito, Ungheria antica e moderna, il secondo è Boemia, terzo, Milano e Venezia, il quarto è Galizia e Lodomiria. In più c'è lo scudetto centrale austro-estense. Era l'11 giugno del 1859. Non era ancora spuntata l'alba di quel sabato, quando Francesco V, ultimo duca di Modena, uscì dal portone d'onore del palazzo ducale. Cortigiani e servitori si affollavano nei corridoi e nei cortili per porgere l'ultimo saluto. Era la seconda volta che Francesco V abbandonava la città, ma forse in cuor suo sapeva che sarebbe stata anche l'ultima, che non avrebbe mai più fatto ritorno. Fu una partenza solenne, adatta al suo animo romantico. Raggiunse Piazza d'Armi, dove incontrò le sue truppe. Partirono con lui oltre 3.600 militi modenesi. Francesco V fu l'unico sovrano a essere seguito in esilio dai suoi soldati, la coraggiosa e fedele Brigata Estense. In questo scontro tra assolutismo e liberalismo, tra austriaci e franco-piemontesi, Francesco V si schierò subito dalla parte dell'Austria. Fu, anzi, l'unico principe italiano che ebbe il coraggio di compiere apertamente una tale scelta. Il duca abbandonò la sua patria per sempre, con l'unico conforto dell'incrollabile fedeltà dei suoi uomini. Per quello che riguarda il loro preciso numero, esso è stimato in un totale di 3.623 uomini, che va integrata dei vari ufficiali dello Stato Maggiore, dell'Amministrazione Generale, eccetera. Qui vediamo una foto di Francesco e Adelgonda. Nel 1859, ufficiali, sottufficiali, portabandiera, sergenti e fucilieri del Reale Reggimento di Linea in grande uniforme. Durante le cerimonie solenni, il sovrano viene onorato abbassando la bandiera e adornando la stessa ed i copricapi con fronde di bosso, secondo una tradizione tipicamente austriaca. Il duca indossa in tali occasioni l'uniforme da maresciallo dell'esercito imperiale. La Brigata Estense, al di là di qualsiasi presa di posizione di parte, rappresenta un raro esempio di coraggio e fedeltà, che tutt'oggi non può non suscitare stima e commozione. Per 4 anni i soldati e gli ufficiali della Brigata Estense seguirono il loro principe, ma il loro avvenire si prospettava sempre più incerto. Già dal 1861, infatti, a Vienna, si cominciò a non vedere di buon occhio il mantenimento delle truppe
di un paese ormai facente parte del Regno d'Italia. La sentenza definitiva dell'imperatore giunse il 14 agosto 1863 e imponeva lo scioglimento. Qui le cose procedono quietamente e malinconicamente, come ogni cosa che non ha più avvenire. La sorte dei vecchi soldati non assicurati è il punto scuro di tutto. Fatto questo, si potrebbe tollerare il resto. La dissoluzione attuale rende per se stessa impossibile l'esistenza di stati piccoli ed impossibile la fedeltà futura, giacché si vede che chi è fedele viene sacrificato dal nemico e dall'amico. Con queste parole Francesco V, in una lettera del 9 settembre del 1863 al marchese Teodoro Bayard de Volo, esprimeva dolore e disillusione, nonché grande preoccupazione per l'avvenire dei suoi uomini. Questa è una foto che ritrae il 24 settembre, quando c'era la cerimonia di scioglimento della Brigata Estense a Castigliano Vento. Il 24 settembre 1863, a Castigliano Veneto, dopo la messa al campo, il duca e la duchessa Adelgonda decorarono ciascun membro della brigata, comandata dal generale Agostino Saccozzi, con una medaglia d'argento appesa ad un nastro bianco e blu, recante sul lato l'effigie di Francesco V e sull'altro la scritta Fidelitati et Costanzie in Adversis 1863. Qui vediamo la cerimonia della consegna della medaglia. Salutarono infine con dolore e commozione le loro truppe. Nell'augurarvi da Dio ogni bene, desideriamo di potervi trovare un giorno nel numero maggiore possibile, riuniti di nuovo attorno a queste onorate bandiere, che conserveremo preziosamente presso di noi, facendo voti di poter tutti assieme contribuire al trionfo della causa della religione e della giustizia. Con circolare del Ministero della Guerra, il governo italiano dispose per i soldati che prestarono servizio dopo il 1859 sotto l'ex Ducato l'arresto e il giudizio dinanzi al Consiglio di Guerra come disertori e renitenti. Tra quelle che preferirono l'esilio, 782 uomini fra soldati e ufficiali, passarono alle file dei reggimenti dell'Impero Austriaco. Il tenente maresciallo Luigi Pocorni, il 5 ottobre 1863, li accolse con queste parole: «Quali soldati d'onore avete dato al mondo un raro esempio di forza d'animo, fedeltà e attaccamento all'augusto vostro sovrano. Dall'Austria, i guerrieri di tante nazioni, salutandovi, vi chiamano i benvenuti. Io, in loro nome, vi stringo la mano e vi consegno la vostra nuova bandiera. Pur essa vessillo della legittimità e della religione, ed in cui pure risplende il glorioso stemma estense. Si era comunque così consumato l'ultimo atto delle tante tragedie di un cambio epocale, che noi oggi possiamo ripensare con diversi metri e con maggior pietà verso chi fu dalla parte dei perdenti, quelli che sempre e comunque hanno torto». Nella foto qua vediamo la Brigata Estense, che autonoma, che era aggregata all'armata austriaca nella battaglia di Solferino. Qui siamo a Vienna, nella Kapuziner Kirche, Kaisergruft. Questo è il sarcofago dove riposa Francesco V. Ed ora passiamo la parola alla nostra ospite, Elena Bianchini Graglia. Prego, Elena. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, continuiamo il discorso della Brigata Estense, che si lega bene, in modo particolare direi, alla quella opposizione all'Italia Unita che ci fu un po' ovunque. Di solito non, a Modena non si pensa tanto, perché era un piccolo ducato, era un piccolo stato, ma in realtà il Ducato di Modena nell'Ottocento ha rappresentato molto in termini di opposizione al Risorgimento, sia per l'esempio veramente straordinario offerto dai soldati della Brigata Estense,
sia per le posizioni dei due ultimi duchi, in particolare Francesco IV e Francesco V d'Austria-Este. Modena era governata, feudo-imperiale, era governata da case d'Este da diversi secoli, dalla fine del 200. C'era quindi anche un legame molto stretto tra la popolazione e la casata. Un legame che non si è per nulla affievolito quando agli estensi puri, diciamo così, sono subentrati gli ultimi due duchi del ramo austroestense, perché avendo Ercole III un'unica figlia femmina, questa si è sposata con l'arciduca Ferdinando d'Austria, figlio di Maria Teresa, quindi dando il via appunto alla casa Austria-Este. Francesco IV e Francesco V, dicevo, hanno dato un esempio particolare. Sotto il loro governo, avvenuto proprio nell'Ottocento, quindi nel secolo delle trasformazioni, quando quel processo che avrebbe portato all'unità d'Italia ha preso il via con i primi moti liberali, sappiamo tutti i residui dell'ideologia della Rivoluzione francese, appunto Modena era considerata un po' la roccaforte del legittimismo, era detta la città più reazionaria d'Italia. E Francesco V, dopo il padre che ha impostato il suo governo con una certa autorevolezza, anche da tutti è ricordato Francesco IV per la condanna a morte di Ciro Menotti e anche quella di Don Andreoli. Francesco V, pur molto più mite di carattere, non ha cambiato la linea politica, tanto che, come ha ricordato prima Enzo Cestari, è stato l'unico sovrano italico a schierarsi apertamente a fianco dell'Austria quando ormai era chiaro che quello tra Austria e Francia, diciamo così, era uno scontro epocale. C'era da una parte il guardare avanti, il guardare alla modernità, il recuperare tutti gli ideali rivoluzionari e liberali, e dall'altra invece diciamo, attaccarsi più al passato, alle tradizioni, eccetera. Quindi era una posizione scomoda quella di Francesco V, tant'è che la cosa che maggiormente è stata detta di lui era che non era l'uomo dei nostri tempi. Questo veniva detto dai suoi avversari per denigrarlo, per mettere in luce come avesse posizioni legate al passato, ormai superate, obsolete, destinate alla sconfitta, ma era detto anche dai suoi invece dai suoi amici, dai suoi sostenitori, per mettere in luce come lui avesse un atteggiamento di coerenza, di coraggio, di attaccamento alla terra, di attaccamento alle tradizioni, che invece era assolutamente positivo. E questo dopo lo vedremo. Però in questo, diciamo, scontro tra appunto due visioni del mondo e due giudizi, quindi assolutamente contrapposti sul personaggio Francesco V, ecco che Francesco V esce dai confini ristretti del Ducato di Modena e diventa un personaggio europeo, diventa un simbolo, diciamo, un po' tra virgolette universale. Era letteralmente comunque conosciuto in tutta Europa, tant'è che alla sua morte, poi lo vedremo, i giornali europei si schiereranno, ne parleranno. I più ovviamente contro, ma molti anche per invece difenderne appunto quei valori che dicevo prima. Quindi diventa un personaggio in un certo senso universale, un po' il simbolo della lotta alle teorie liberali, al Risorgimento, all'Unità d'Italia, e in un certo senso anche attuale, perché poi a ben guardare, visto soprattutto come poi è andata l'esperienza dell'Italia come Stato, e visto che ancora paghiamo le conseguenze di una certa mala unità, ecco, possiamo anche dire che il suo pensiero, e dopo lo vedremo, è anche molto attuale. Quindi Modena, abbiamo detto, centro un po' della reazione, della lotta al Risorgimento, con Francesco IV in maniera autoritaria, con Francesco V in maniera più mite, ma con delle idee molto concrete. Tant'è che Francesco V, ancora ragazzo e non ancora duca, stende un interessantissimo progetto di confederazione. Lui immaginava un'Italia confederata nel rispetto degli antichi stati, nel rispetto dei confini, nel rispetto della Chiesa e della religione cattolica, guidata dall'Austria.
diciamo che in questo trattato, ripeto, pur giovanile, però ha sviluppato molto bene questo progetto in una maniera particolarmente interessante. Era un progetto che in tanti, in diversi, avevano avuto in quegli anni, perché si percepiva un po' questo fermento, si percepiva che si voleva andare verso un'Italia unita, ma Francesco V diceva non bisogna lasciare che questo venga fatto dai nostri nemici, quindi contro le tradizioni, contro gli antichi stati, contro la Chiesa e soprattutto contro l'Austria. Francesco V ripete tante volte nel suo trattato come all'Austria fosse legato il benessere dell'Europa sostanzialmente. E quindi dice dobbiamo farlo noi bene prima che lo facciano gli altri male, ed effettivamente aveva avuto un'idea molto di grande attualità e molto molto geniale, molto moderna anche. Lui era accusato di passatismo, ma in tante cose invece si è rivelato di una modernità straordinaria. Comunque sappiamo benissimo che tutti i progetti di confederazione, non solo quello di Francesco V, ma tutti sono stati alla fine snobbati, e purtroppo la via dell'unità ha preso quella, la via del centralismo, grazie anche alla complicità di Casa Savoia, che voleva espandersi territorialmente. Quindi il progetto di confederazione di Francesco V è stato un po' dimenticato, ma ribadisco, è straordinariamente attuale. Francesco V nel 1842, il 30 marzo, sposa del Conde di Baviera, figlia del re di Baviera, Ludwig I, e 4 anni dopo è duca di Modena per la morte prematura del padre Francesco IV. Del padre, ripeto, sposa tutta la linea politica e la porta avanti, con semplicemente con modi diversi, in maniera più mite, ma le idee sono assolutamente le stesse. Francesco IV era famoso in Europa per non aver voluto riconoscere Luigi Filippo d'Orléans, il re borghese, considerando assolutamente illegittima la sua ascesa al trono. Francesco V non riconoscerà mai Napoleone III. Lo chiamava quel birbo imbecille e non gli riconosceva assolutamente nessuna legittimità sul regno di Francia. Tant'è che nel 48, quando ci sono i primi, cioè la prima guerra di indipendenza, lui, mentre scrive ironicamente Teodoro Bayard de Vollo, ministro e biografo di Francesco V, scrive ironicamente: fra i sovrani italici ci fu la corsa a concedere la Costituzione, perché ovviamente tutti, per cercare di salvare il trono, tentarono di fare le concessioni che i rivoluzionari chiedevano. Ecco, Francesco V non concedette mai la Costituzione. Il liberale Ludovico Bosellini, in tono denigratorio, prendendolo un po' in giro, scrive che preferito avrebbe rendersi caporale in Russia piuttosto che principe costituzionale. Ed è vero, Francesco V non avrebbe mai concesso la Costituzione, avrebbe preferito qualsiasi altra cosa, ma perché era proprio nel suo temperamento, era la sua coerenza. Secondo lui il principe regna per conto di Dio, per diritto divino, quindi un potere manomesso, storpiato, accettato solo per conservare la corona è peggio che non avere affatto nessuna corona. Quindi avrebbe preferito sicuramente perdere il trono piuttosto che accettare quei compromessi che invece appunto in Francia Luigi Filippo d'Orléans e Napoleone III avevano accettato, e per i quali lui non riconosceva la loro sovranità. Secondo lui una sovranità storpiata, una sovranità che non viene più da Dio ma che viene dal popolo, è una sovranità destinata a sparire. E infatti lui vedeva in Casa Savoia, come anche in tanti altri regnanti europei, un destino irrimediabilmente limitato nel tempo. E come la frase che ha letto prima Enzo Cestari, cioè con le nuove idee non c'è più spazio per la monarchia. E quindi lui ha questa coerenza più in fondo, cioè piuttosto perdere il trono che governare in maniera sbagliata. E con la seconda guerra di indipendenza, ovviamente la prima guerra di indipendenza del 48 finisce, come sappiamo, grazie all'intervento dell'Austria. Francesco V torna a Modena nel giro di poco tempo. A Modena nel frattempo ci sono
stati dei disordini non tanto prima della guerra d'indipendenza, non è successo assolutamente niente, il popolo a Modena non si è mai ribellato, quei moti che a volte vengono descritti nei libri di storia, quei moti popolari di protesta, ecco, a Modena non ci sono stati, però dopo la partenza del Duca i liberali ne hanno approfittato per fare un po' quello che volevano, e a pagarne le spese è stato innanzitutto Agostino Saccotto, il generale della Brigata Estense, che è stato arrestato in quei giorni e ha lasciato delle memorie in cui racconta di aver subito delle violenze, dei trattamenti assolutamente poco liberali, diciamo così. Quindi fortunatamente tutto questo dura poco, nel giro di pochi mesi Francesco V può tornare a Modena e decide di non punire nessuno, concede un'amnistia generale, perdona anche un giovane mazziniano che è attento alla sua vita, e a Modena tutto torna come prima, e per altri 10 anni si vive in una tranquillità, nella pace, senza nessun problema. Poi ovviamente arriva la seconda guerra d'indipendenza nel 1859 e c'è la minaccia dell'attacco franco-piemontese, sottolineo franco perché tante volte dicono ma allora Modena senza l'Austria non poteva fare niente, che è vero, ma anche i piemontesi senza la Francia avrebbero potuto fare quello che hanno fatto, quindi attacco franco-piemontese, l'Austria questa volta non può garantire la protezione che aveva garantito durante la prima guerra d'indipendenza, e quindi Francesco V decide di andarsene. Su questa decisione è stato detto tutto il contrario di tutto. Per lungo tempo a Modena noi vittime della damnatio memoria che è stata fatta sugli estensi ci siamo sentiti dire il duca è scappato perché era un codardo eccetera, e non è assolutamente vero, basta leggere minimamente i suoi scritti, le sue memorie. Abbiamo la fortuna che Francesco V ha scritto tantissimo, quindi lo possiamo conoscerlo perfettamente, e infatti mi è stato abbastanza facile scrivere la sua biografia, perché veramente ci ha raccontato tutto lui e poi anche il suo ministro. E, ecco, lui semplicemente voleva evitare spargimenti di sangue, non voleva che a Modena potesse esserci il rischio di una guerra, soprattutto di una, eventualmente di una guerra civile. E molti si sono chiesti invece di personaggi anche del partito opposto, anche liberali, contemporanei di Francesco V, si sono chiesti perché lui se ne sia andato, perché ad esempio Filippo Curletti, agente segreto di Cavour, si dice certo che se Francesco V non fosse partito, è giusta la fedeltà del popolo modenese, i piemontesi non sarebbero mai riusciti a prendere Modena. È chiaro che Francesco V, come spiega bene anche il De Volo, temeva anche che a quel punto però Modena, dopo circondata da altri stati, conquistati dai piemontesi, potesse divenire il bersaglio della rivoluzione, e lui non voleva assolutamente che i modenesi avessero da patire delle tristi conseguenze, e quindi decide appunto di andarsene. La mattina dell'11 giugno del 1859 Francesco V lascia Modena. E la cosa appunto sorprendente, straordinaria, è, come abbiamo visto prima, che fu accompagnato dal suo esercito al completo. Tutti i suoi 3.600 circa soldati lo seguono volontariamente. Lui non chiede di essere seguito, sa di non poter garantire un futuro a questi uomini, ma nessuno rimane a Modena, tutti partono al suo seguito. E è l'unico esercito che segue il sovrano in esilio. E Francesco V riceve anche una lettera di complimenti dall'arciduca di Toscana, Ferdinando IV, che invece era stato tradito dai suoi soldati, e questo anzi aveva accelerato la sua caduta. E scrive, adesso magari vi leggo due righe, scrive proprio a Francesco V per complimentarsi per la fedeltà di questi uomini. Dice: nella truppa, allora, nella mia truppa ora vi sono segni di ravvedimento.
Faccio voto perché possa ora questo operarvi completamente e venire adesso il bene da quella che con la sua infedeltà è stata causa di molti dei nostri mali. Quindi la truppa toscana era stata causa, essendo infedele, di molti dei mali del Granduca. E quindi aggiunge, ho invece piacere, caro Francesco, che invece nella tua si siano conservati quei sentimenti di fedeltà, di attaccamento al sovrano, che desidererei poter ispirare nella mia. E qui permettimi di farti i miei sinceri complimenti, dovendosi alla tua fermezza, all'interesse che mostravi per essa, quello spirito militare e di corpo che ha sempre esistito nella tua armata. L'armata di Francesco V, tra l'altro, era reclutata in tutti i ceti sociali, quindi non erano solo i nobili che hanno seguito il sovrano, perché anche questo si sente dire a volte, ma per forza i nobili magari beneficati dalla casa ducale, no, erano uomini di tutte le estrazioni sociali. E d'altra parte a Modena la fedeltà al duca c'è stata fino all'ultimo, come appunto testimoniano le affermazioni di Filippo Curletti, come scrive anche il giornale torinese L'Armonia, che in un articolo poco dopo la partenza del duca scrive come in realtà dalle testimonianze raccolte emerge che il duca fino all'ultimo giorno andava a passeggio per Modena tranquillamente, senza scorta, in mezzo ai cittadini, senza temere nessuna aggressione, nessuna ribellione, che infatti non c'è stata. Quindi questa fedeltà di un esercito, ripeto, composto da individui di tutte le estrazioni sociali, ha dato particolarmente fastidio ai liberali. Non tanto perché temessero che potesse far qualcosa completamente a livello militare, che ovviamente non era possibile, si trattava comunque di un piccolo esercito di soli 3.000 uomini, ma perché era un esempio appunto di fedeltà al sovrano che andava a confutare tutte quelle dicerie, non so, alla Cavour del grido di dolore, che volevano dipingere i sovrani proletari come tiranni e i loro popoli come appunto schiacciati dalla tirannia e desiderosi di libertà. Ecco, la Brigata Estense era proprio la confutazione di queste teorie che volevano giustificare le aggressioni di Casa Savoia agli altri stati col pretesto delle ribellioni popolari che in realtà non c'erano, e quindi i liberali si accanirono particolarmente per questo motivo contro la Brigata Estense. I soldati in esilio con Francesco V prendono stanza in Veneto. Francesco V risiede a Vienna, ma sta spesso in Veneto anche lui, nella sua residenza del Cattaio, un bellissimo castello sui Colli Eucani che, se qualcuno ha voglia di fare una gita quando si potrà, è veramente molto affascinante ed è adesso ottimamente tenuto e conservato. E ecco, da lì stavano lì, non se ne andavano, benché Francesco V cercasse di lasciarli liberi, anzi a un certo punto, vedendo anche le difficoltà che aveva nel mantenere questi uomini fuori, lontani dal suo stato, scoraggia nuovi arrivi e lascia libero chi vuole di andarsene, ma nessuno se ne va, e anzi nel primo anno il numero dei soldati della brigata aumenta, perché dei giovani da Modena, durante i primi mesi del governo del commissario piemontese Luigi Carlo Farina, piemontese, commissario Sabaudo, in realtà non era piemontese, era romagnolo, Luigi Carlo Farini, abbandonano Modena per andarsi a unire alle truppe del duca, perché il governo piemontese scontenta moltissimo i modenesi abituati comunque a un relativo benessere, a una vita tranquilla. Sotto il governo piemontese già nei primi mesi viene introdotta la detestatissima leva obbligatoria, aumentano le tasse, i piemontesi non riescono a farsi amare dai modenesi, la nostalgia del duca resterà per molti anni. Ma in questi mesi ci sono anche delle insorgenze, soprattutto nelle campagne, gruppi di uomini armati, di contadini, creano soprattutto di notte degli assembramenti, fanno confusione, gridano viva il duca, cercano di
di andare a farsi notare con delle azioni dimostrative, soprattutto vicino ai presidi piemontesi. Tant'è che ci sono vari rapporti, dopo dei sabaudi a Modena, a Torino, dove appunto si parla di questa difficoltà dei piemontesi nel farsi rispettare. Spesso venivano anche presi in giro. C'è stato per un periodo che nella campagna modenese c'era questa moda di uomini che si raggruppavano in piccoli gruppi, gridavano, sparavano colpi in aria, eccetera, e quando arrivavano i soldati piemontesi gridavano chi va là, rispondevano polente baccalà e poi scappavano via. Era proprio una presa in giro che dava molto fastidio, tant'è che ci sono vari rapporti in cui proprio la polizia sabauda dice: non riusciamo a farci obbedire, non riusciamo a farci rispettare, non sappiamo come fare, anche perché erano personaggi ben determinati, anche se minacciati di essere portati in carcere, eccetera, non cedevano. Quindi i piemontesi ci mettono molto tempo a farsi accettare a Modena. Quindi nell'ambito di queste insorgenze ci sono anche dei giovani che decidono di lasciare la loro casa e di andare a unirsi alle truppe del Duca. Quindi il Duca si vede nel primo anno aumentare il numero dei soldati. Il problema è che fa fatica a mantenerli, non può garantire loro un futuro, non sa neanche lui cosa succederà, e l'Austria purtroppo comincia a manifestare una certa insofferenza. Il De Vollo dice: dopo la battaglia di Solferino il Partito Liberale era entrato in auge nel Parlamento austriaco e quindi diceva ai liberali, l'esempio della Brigata Estense dava molto fastidio, quindi un deputato liberale, Gispra, si fa portavoce di questo malcontento e comincia a cercare di far di tutto per convincere l'imperatore Francesco Giuseppe a ordinare lo scioglimento della Brigata Estense, ovviamente con motivazioni economiche. Dicono: è inutile che noi manteniamo in Austria l'esercito di uno Stato che non esiste più. Però in realtà le motivazioni sono anche ideologiche, perché la Brigata Estense era, nel giornale della Brigata, è definita un pruno nell'occhio dei liberatori d'Italia. Era effettivamente sì un pruno nell'occhio, cioè una cosa che dava fastidio, cioè non pericolosa ma fastidiosa, e quindi volevano liberarsene. E i soldati non volevano invece saperne di tornare a Modena, intanto perché sapevano che avrebbero dovuto giurare fedeltà a un altro re, quando loro volevano restare fedeli al primo giuramento prestato, quello al Duca di Modena, appunto. E poi perché speravano, anzi erano abbastanza convinti, almeno fino al 1866, quando viene preso il Veneto, erano convinti che prima o poi sarebbero tornati a Modena con il Duca. Sul giornale della Brigata Estense c'è scritto, dicono: perché niuno, avendo mai creduto, né potendo credere, alla durata di quella strana ed eterogenea riunione di stati che dicesi Regno d'Italia. Cioè, sembrava talmente strana questa cosa dell'Italia unita, di questi stati così diversi tra loro, con un'indipendenza da secoli, tradizioni diverse, costumi diversi, dialetti diversi, tutti all'improvviso uniti in un unico stato, che sembrava una cosa assurda. Cioè, noi adesso, dopo soli 160 anni, tendiamo a darla un po' per scontata, sembra una cosa ormai irreversibile. Invece non dobbiamo dimenticare che anche solo fino a 160 anni fa, perché non sono tanti se paragonati a tutti i secoli di storia preunitaria precedente, ecco, questo invece era considerato una cosa assurda, incredibile, della quale non si poteva pensare che ci fosse un futuro. Quindi loro restano lì, pensando prima o poi di poter tornare a Modena. E allora, prima Luigi Carlo Farini, poi Vittorio Emanuele II e poi Garibaldi si scomodano per mandare minacce, promesse ai soldati della Brigata Estense per farli rientrare, a riprova del fatto che davano fastidio. Vengono promessi avanzamenti di carriera a chi torna a Modena, vengono minacciati le perdite che poi faranno, la perdita dei diritti politici, civili, della possibilità di possedere beni o ereditarli. Quindi i soldati estensi vengono letteralmente privati di tutto. Ciò nonostante, nessuno si muove. Pochissimi, qualcuno dopo il 1866, perché, ripeto, la caduta del Veneto
provocherà un po' di problemi, soprattutto perché erano tutti stanziati in Veneto, ma tendenzialmente nessuno si muove. E questo anche quando l'imperatore ordina lo scioglimento della brigata. Questo avviene, come abbiamo visto, il 24 settembre del 1863. Francesco V obbedisce, la sua fedeltà a Francesco Giuseppe non viene mai meno. Ciò nonostante ci rimane ovviamente male, cioè vede, come abbiamo letto anche prima in quella sua frase, l'amico viene sacrificato al nemico, vede in Francesco Giuseppe questo atteggiamento ambiguo, questa non volontà di difenderlo fino in fondo. Si sente un po' il cugino povero e si sente abbandonato, ma non solo, non è una questione personale. Lui vede anche simbolicamente la rinuncia a tutti quei valori che l'Austria incarna, l'impero doveva incarnare e in un certo senso continuava a incarnare, che però vengono rinnegati, abbandonati con un atteggiamento ambiguo. Non si può dire cattivo, sbagliato, però ambiguo. E d'altra parte è un atteggiamento che Francesco Giuseppe ha avuto spesso, ha avuto nei confronti anche di altri stati, di altri popoli che pure gli avevano dimostrato fedeltà. E è un atteggiamento che io attribuisco in gran parte a quello che era lo spirito della Restaurazione, nel quale Francesco Giuseppe si era formato e che Francesco Giuseppe in un certo senso incarnava. Dopo la bufera napoleonica, col congresso di Vienna, viene ricostruita l'Europa dei sovrani, l'Europa legittimista, ma si ha paura. E il congresso di Vienna rappresenta, dopo da quel momento in poi, la ricerca innanzitutto dell'equilibrio. Quindi nella ricerca dell'equilibrio a tutti i costi, della pace a tutti i costi, è chiaro che si evitano di prendere posizioni, sia in un senso che nell'altro, cioè danno fastidio, sì, ovviamente, i nemici, i rivoluzionari, i settari, i liberali, i carbonari, ma danno fastidio in un certo senso anche quelli che per eccesso di zelo, diciamo, rischiano comunque di compromettere questo equilibrio. Questo è un atteggiamento che c'è per tutta la Restaurazione, quindi dal 1816 in poi, e che in Francesco Giuseppe evidentemente si cristallizza. E Francesco Giuseppe avrà sempre un po' questo immobilismo, questa paura. Sarà anche un po' il grande cruccio di Francesco Ferdinando, quando diventerà erede al trono, ma non riuscirà a diventare imperatore, perché poi Giuseppe non moriva mai, però Francesco Ferdinando percepiva questa ormai immobilizzazione, cristallizzazione della politica imperiale. Ecco, Francesco V la percepisce moltissimo e ne scrive tanto nelle sue memorie, soprattutto, ripeto, dopo lo scioglimento della Brigata Sense, che per lui è una delusione, un dolore enorme, però anche osservando come pian piano vengono fatte sempre più concessioni alla rivoluzione, alle nuove idee. In Savoia Vittorio Emanuele II viene riconosciuto come re d'Italia e lui arriva a parlare di sovrani che stringono la mano al diavolo e alla croce insieme e mette in luce nei suoi scritti il declino dell'Austria. Ve ne leggo solo uno, spero se parlo troppo fermatemi, no, vedo che ho ancora tempo, quindi vado avanti. Vi leggo solo qualche frase di Francesco V, perché rende gli scritti, le memorie di Francesco V sono molto ricche rispetto a quelle anche, ad esempio, di suo padre, che era un autoritario di poche parole. I diari di Francesco IV sono tutti: ho fatto questo, sono andato là. Francesco V era un uomo molto riflessivo. Poi forse anche, visto che i tempi sotto Francesco V precipitano, fa delle lunghe riflessioni, ma di una grande intelligenza, di una grande perspicacia sul futuro dell'Europa, dell'Italia, della monarchia. E quindi è veramente interessante, molto profondo e molto, molto godibile. E quindi sì, sull'Austria, dicevo, non si risparmia. Dopo lo scioglimento della brigata scrive: l'Austria è dunque all'altezza dei tempi, sa mancare di parola e abbandonare chi si affida a lei. Il ministro della guerra vi fa un'ignobile ed iniqua figura.
e definisce coloro che hanno compiuto questo atto dello scioglimento imposto alla brigata eunuchi politici. E poi continua, dopo vi leggo ancora qualche altra riflessione. Comunque, prima volevo dirvi che dopo lo scioglimento, comunque, come non viene meno, nonostante tutto, nonostante queste riflessioni anche amare e realistiche, non viene meno mai la fedeltà di Francesco V all'impero e a Francesco Giuseppe, così anche nei soldati. La maggior parte dei soldati della brigata, anche dopo lo scioglimento, rimane in Austria ed entra nell'esercito imperiale. E inizia un periodo per loro di grande miseria, perché teniamo conto che avevano perso tutti i loro beni, erano in Austria senza appoggi, senza familiari, senza conoscenti. E sì, percepivano il soldo dall'esercito austriaco, ma avevano proprio solo quello, quindi molti si trovavano presto in gravi difficoltà economiche. Le lettere che si scambiavano a Agostino Saccotti, il generale della brigata, con i vari ufficiali o anche soldati, sono piene di considerazioni molto amare. Cioè, intanto richieste anche proprio, non so, mancavano i soldi per comprare gli stivali, per cambiare la biancheria, eccetera. E poi considerazioni amare, cioè molti, ma perché noi che abbiamo scelto la via della fedeltà siamo puniti in questo modo, perché dobbiamo sopportare questo? E l'unica consolazione in questi uomini era la consapevolezza, illusoria peraltro, perché purtroppo non è stato così, che comunque alla fine la storia avrebbe dato loro ragione. Loro dicevano, va bene, noi adesso stiamo soffrendo, però tutti riconosceranno il nostro valore, la nostra coerenza, il nostro eroismo. Purtroppo non è stato così, perché poi anzi sono state le prime vittime della retorica risorgimentale, che anzi li ha fatti passare per ostinati, retrogradi, obsoleti. E adesso si comincia un po' a rivalutare tutto questo, grazie a Dio, ma diciamo che alla fine anche questa piccola soddisfazione che loro speravano di avere non gli è stata riconosciuta. Ma il loro comportamento è stato veramente eroico, hanno sopportato veramente la miseria, quasi la fame e la perdita di tutto per fedeltà, per coraggio, per coerenza e per fedeltà. Quindi nel 1866, dicevo, hanno un po' spartiacque, perché il Veneto viene annesso all'Italia e quindi è un ulteriore smacco per i soldati della Brigata Estense che erano stanziati appunto in Veneto. La situazione si fa sempre più ovviamente cupa per chi non voleva l'Italia unita, la caduta del Veneto è grave, è esemplare, e Francesco V a quel punto, visto che ormai anche l'imperatore ha riconosciuto la sovranità di Vittorio Emanuele II, quindi implicitamente negando la sua, si sente ormai un privato cittadino, chiude la legazione estense a Vienna. Quindi a quel punto è un abbandonare qualsiasi speranza di poter tornare sul trono. E, ormai si considera Francesco V a tutti gli effetti un privato cittadino e quasi rivendica la necessità, diciamo, in un momento politico così difficile, così confuso, quasi la necessità di ritirarsi a vita privata per non finire compromessi dal male che ormai regna ovunque. Quindi lui dice, a questo punto la dimensione privata è la migliore per non guastarsi. Era una dimensione, tra l'altro, che a lui andava anche abbastanza congeniale, perché lui per carattere, per mitezza di costumi, era un uomo molto più portato alla vita privata che non a quella pubblica. Lui accettava e anzi desiderava di nuovo la sua sovranità su Modena, perché appunto la considerava una missione divina, cioè lui credeva appunto nel legittimismo, quindi era insignito della sovranità su Modena e doveva fare il suo dovere governando su Modena, ma non per il gusto di governare, anzi lui più volte scrive che preferiva di gran lunga la vita familiare, privata. Tra l'altro era un uomo dai costumi molto sobri, dalla vita ordinatissima, non amava, ecco, gli splendori del governo, lo sentiva più come un dovere, come un onere, tant'è che quando gli verrà offerta in cambio, tra virgolette, la corona del Messico,
La rifiuterà dicendo: io sono tutta di Modena, voglio regnare su Modena, se no niente, dimostrando di non cercare appunto il potere per se stesso, una corona per se stessa, ma semplicemente voleva fare il suo dovere di duca di Modena. Poi anche, diciamo, con una certa lungimiranza, visto che sappiamo che poi non è finita bene per il povero Massimiliano, che invece l'ha accettata. Comunque, ecco, diciamo che con la chiusura della legazione estensa a Vienna, la sua posizione a questo punto è solo quella del privato cittadino, e lui scrive queste memorie, scrive questi diari, dove appunto analizza la situazione europea che lo preoccupa, perché lui vede ovunque degrado e gli dispiace, e lo ribadisce più volte, che l'impero non riesca a fronteggiare questo ormai declino generale. Vi leggo solo due o tre, come avevo detto, riflessioni. Al conte De Volo scrive: io sono perfettamente d'accordo con le di lei viste circa il progressivo aumento del male e il conseguente progressivo indebolimento della resistenza a quello. Ridotta ora solo al Papa, dopo la presa del Veneto, ovviamente rimaneva solo Roma come speranza per non arrivare al completamento del progetto sabaudo. E così sono d'accordo che nuovamente non si vede salvezza e che ci vuole un gran miracolo per far tornare addietro gli uomini. Quindi concludo: o questo succederà o siamo verso la fine del mondo. In Austria si può dire si è in piena rivoluzione e l'autorità è debole come sempre. Mi dispiace, mi duole, io sono un amante, sono asburgica nell'anima, mi duole molto, però purtroppo era vero. Come sempre ovviamente intende il periodo della restaurazione, dove effettivamente per questa smania di equilibrio si è finito per avere atteggiamenti di debolezza. Non peccherò né di connivenza, né di apatia, né di pietà. Sotto la quale parola qui intendono che in famiglia si deve sempre avere una passiva rassegnazione ed ingoiare qualunque ingiustizia. Il capo di mia famiglia non sa cosa farsi di me, che è fedele, viene sacrificato dal nemico e dall'amico, quella che avevamo letto prima. Lo stato morale di Vienna e dell'impero è ben triste. Tutto nel nostro partito va a passo di lumaca. Non mi dilungo sulle cose del mondo perché sono troppo tristi per noi quanto sono buone per gli scellerati e per gli adoratori del semplice vitello d'oro. E poi appunto sottolinea che in questo modo le monarchie non potranno durare, e anche in questo è molto, effettivamente molto perspicace e lungimirante. Ora, dicevo, la speranza è Roma. Però il 1870 arriva. E Francesco V, che aveva riservato così tante invettive a Napoleone III, ora ha un altro facile bersaglio, che è Guglielmo di Prussia. Tant'è che a un certo punto dice: ovviamente il Veneto era stato preso grazie dai Savoia, grazie a Napoleone III, Roma viene presa grazie a Guglielmo di Prussia, e lui scrive: una canaglia rimpiazza l'altra. Rispetto a Guglielmo di Prussia, dice, quel birbo imbecille di Napoleone era 100 volte meno peggio, non meglio, ma meno peggio. E lo deride, lo chiama il nuovo Carlo Magno Luterano, e gli dà la colpa che effettivamente ha per appunto la caduta dell'ultimo baluardo, Roma. Il 1870 nelle sue memorie si conclude con riflessioni veramente amare. Ecco come finisce il triste 1870. È incominciato col concilio in mezzo alle questioni teologiche dell'infallibilità, finisce con la putrida dinastia napoleonica di meno, e ciò è solo guadagno. Ma finisce nel sangue e col disequilibrio europeo, l'abbassamento degli stati cattolici, l'onnipotenza degli imperi protestanti, la rovina industriale e finanziaria di mezza Europa e gli odi nazionali più vivi che mai. In questo 1870, ora spirante, exurget gens contra gentem, imperium contra imperium, come dice San Matteo, essere il primo sintomo dell'ultimo atto del genere umano su questa terra. Poi continua.
progettando, sempre dopo queste amare riflessioni, lui comunque aveva in mente da tanti anni, era il suo sogno, di fare un viaggio in Oriente, e scrive: anche se le piramidi e nemmeno i luoghi santi potranno farmi dimenticare ciò che sta accadendo in Europa. Francesco V muore il 20 novembre del 1875. Agostino Saccozzi muore invece 10 anni prima, è morto appena due anni dopo, nel 1865, 2 anni dopo lo scioglimento della Brigata. Muore a Venezia, alla Mira, e le sue spoglie sono state riportate a Correggio, dove lui era nato. Attualmente sono appunto a Correggio. Agostino Saccozzi è stato un grande esempio di coerenza, di fedeltà, di coraggio e di fedeltà ai duchi. Due parole solo per dire che anche lui non era nobile, non era per niente in carriera, era un uomo di campagna, un piccolo possidente di campagna. È stato notato da Francesco IV per lo zelo che aveva messo nello sventare la congiura di Ciro Menotti, per cui era stato chiamato nell'esercito estense e da lì aveva fatto una carriera rapidissima. Questo lo dico anche per smontare l'idea che negli stati preunitari solo i nobili facessero carriera. Non è vero, la corte di Modena, l'esercito erano pieni di personaggi non nobili, anche di famiglie modeste, un altro Marcantonio Parenti, che invece hanno fatto delle bellissime carriere, si sono fatti notare per i loro meriti e sono stati premiati. Ecco, Agostino Saccozzi è sicuramente uno di questi. Tant'è che lui a un certo punto, quasi per giustificarsi, disse: sicuramente c'erano tanti che mi superavano per conoscenze, per esperienze fatte, ma nessuno poteva superarmi per l'amore che io nutrivo per i duchi. È stato questo che gli ha appunto consentito di diventare generale della meritatamente appunto della brigata stessa, e la sua fedeltà l'ha mantenuta fino alla morte. Francesco V dicevo invece, ormai mi avvio alla conclusione, visto che muore nel 1875, il 20 novembre, muore a Vienna, comincia a star male a Wildenbach, che era una residenza estiva in Baviera sul Chiemsee, una residenza alla quale era molto affezionato, soprattutto perché piaceva molto ad Adelgonda, che poi in effetti vi trascorrerà quasi tutte le estati, anche da vedova, si ammala lì, ma chiede di essere portato a Vienna, perché voleva morire a Vienna. Nel suo testamento, affronta vari aspetti interessanti, tra cui quello dell'ascito estense, altro argomento valido contro chi afferma che i duchi o i sovrani preunitari erano dei tiranni lontani dal popolo, l'ascito estense, che era una cifra considerevole che serviva a pagare gli studi a giovani modenesi promettenti che non avessero possibilità. Quindi questo quando lui era già da tempo in esilio a Vienna, quindi questo lo dice Luca sul suo amore per Modena. E poi c'è la questione dell'eredità, perché Francesco V muore senza lasciare eredi, Adelgonda ha avuto una sola figlia femmina, purtroppo morta in fasce praticamente, quindi decide di lasciare tutta l'eredità estense a Francesco Ferdinando. Vedo se trovo il punto. Ecco, il Dio onnipotente, avendo disposto per i suoi imperscrutabili fini che in me debba estinguersi il ramo Austria-Est e desiderando in qualche modo di perpetuare la memoria, nomino a mio erede universale il nipote di Sua Maestà, l'imperatore attualmente regnante Francesco Giuseppe, vale a dire l'arciduca Francesco, figlio primogenito dell'arciduca Carlo Ludovico d'Austria. Francesco Ferdinando aveva solo 12 anni, quindi inizia a studiare l'italiano e aggiunge nel suo stemma anche lo stemma estense, e io sono convinta, come ho anche scritto nel mio libro su Francesco Ferdinando, per Ferdinando e Sofia, la morte dell'Europa, che non sia stata una scelta casuale. È vero, non si conoscevano bene Francesco V e Francesco Ferdinando aveva solo 12 anni e non si poteva prevedere cosa sarebbe diventato, ma tra i due personaggi c'è
una somiglianza veramente sorprendente. Quindi mi piace pensare che ci sia stata quasi una volontà di Francesco V nel lasciare la sua eredità a lui, quasi una capacità di individuare in casa d'Austria il personaggio che più gli somigliava. Francesco Ferdinando lotterà molto per svecchiare l'impero, lotterà per il suo progetto di confederazione, avrà delle idee da un lato fedeli alla tradizione, ma dall'altro moderne. Perché questa accusa di passatismo che è stata fatta sia a Francesco V che a Francesco Ferdinando è stata male interpretata. Loro erano legati al passato per tutto quello che riguardava la religione, la tradizione, la fede, le cose essenziali. E che, come dice Cristina Campo, l'amore per la tradizione non è amore per il passato, è amore per le cose eterne. Quindi per le cose eterne loro avevano questa tendenza a voler rimanere legati appunto alla tradizione, ma su tutte le cose invece diciamo accidentali avevano invece una capacità di essere moderni, molto più ad esempio di Francesco Giuseppe. Basti pensare al matrimonio di Francesco Ferdinando con Sofia, osteggiatissimo da un Francesco Giuseppe attaccato all'etichetta e invece fortemente voluto da un Francesco Ferdinando tradizionalista, sì, ma nelle cose che contavano. E quindi anche questa visione, questa lucidità nel notare il possibile declino dell'impero e di Francesco Ferdinando dell'impero e Francesco V anche della penisola italica, e la capacità di pensare ad esempio a progetti di confederazione, che erano sicuramente idee molto moderne. Quindi sì, c'è sicuramente un'affinità tra i due. Francesco Ferdinando era sicuramente la persona più adatta a raccogliere le riviste estense. Qui sappiamo come va a finire: dopo, ovviamente, assassinata Sarajevo la perde, dopo le riviste estense passa a Carlo, che però poi diventa imperatore. Ovviamente le due cose erano inconciliabili, uno non poteva essere sia imperatore che duca di Modena, per quanto il ducato di Modena non esistesse più. Quindi dopo Carlo rinuncia alle riviste estense e la passa a suo figlio, al secondogenito, a Roberto, per evitare altre sovrapposizioni. Insomma, oggi sappiamo che sono Martino d'Austria Est e Lorenzo dal Belgio che portano avanti la memoria e le tradizioni estensi. E l'ultima cosa che volevo dirvi, e poi chiudo, è che, come vi avevo anticipato all'inizio, quando muore Francesco V se ne parla sui giornali di tutta Europa. E molti ne parlano per denigrarlo, per calunniarlo, per dire appunto che era quest'uomo retrogrado, attaccato al passato, che si era opposto all'unità d'Italia, quindi un nemico, e molti altri invece per difenderlo. Soprattutto questo suo essere legato, uomo del passato, l'uomo non dei nostri tempi, in tanti lo vedevano come un elogio. L'Emporio Popolare di Torino scrive che era questo il più grande elogio che si potesse fare di lui, e dice: non era l'uomo dei nostri tempi, sì, perché in tempi di debolezza egli si mantenne saldissimo, in tempi di codardia si mostrò coraggiosissimo, in tempi di adulazione al successo trionfante si palesò sempre libero, sempre indipendente, attaccato sempre a quei principi che costituivano la sua fede e la sua bandiera. Però comunque tutto questo discutere su di lui, che alla fine era solo il duca spodestato ormai già da anni di un piccolissimo stato italico, uno stato che non esisteva più, ecco, dimostra che era diventato un simbolo della resistenza appunto all'Italia unita e a tutte le ideologie che stavano dietro al Risorgimento. E concludo con la frase che scrisse il De Vollo, Teodoro Bayard De Vollo, suo amico, suo ministro. Sicuramente è una frase di parte, la frase di un amico, però credo che renda bene sullo spessore di Francesco V e su questo ruolo quasi universale che a un certo punto ha simbolicamente coperto. Scrive il De Vollo: tutta la stampa rivoluzionaria d'Italia e d'Estria, alla morte di Francesco V, senza rispetto per la santità della tomba e ridendo alle lacrime della vedova, proruppe in un coro di mal repressa esultanza e di esuberanti contumelie, condita con la riproduzione delle calunnie e delle menzogne
tante volte confutate. Vabbè. Ma quali erano le cause di tanto sdegno velenoso? Quali erano i capi della formidabile accusa? L'aver costantemente tutelata la pubblica morale? L'aver negato di riconoscere un Napoleone sul trono di un San Luigi? L'aver rifiutato di aderire alla Lega della Rivoluzione e aver promosso invece la Lega dei Sovrani d'Italia? Essersi mostrato riverente dinanzi al vicario di Gesù? Aver serbato la fede del buon alleato? Ah, e riflette ancora, se questi sono i motivi del livore, non sono anche al tempo stesso i migliori argomenti di encomio? Non si viene così a proclamarlo amante della giustizia, difensore dei buoni costumi, superiore a ogni umano rispetto, pio, previdente, leale, avveduto, integerrimo e coraggioso? E in fondo, dice, non aveva la rivoluzione torto a prendersela con la memoria di Francesco V, poiché se tutti i sovrani che la rivoluzione riuscì a illudere e a tradire fossero stati dotati di una tale tempra, non sarebbe essa certo arrivata a prostituire e soggiogare pressoché l'intera Europa. Se le stesse qualità che tanto si avversano in Francesco V si potessero riprodurre non in un duca di Modena, ma nel sovrano di un vasto impero, la causa della rivoluzione sarebbe irremisibilmente perduta e la società sarebbe sana. Con questo concludo, così se c'è qualche domanda. Grazie Elena, carissima come sempre, ottimo. Non so adesso se c'è qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda, lo può fare scrivendo su alza la mano o su scrivendo nella chat o nel bottone di NDR. Da Facebook vedo che domande non ne vedo. Mi sembra che nessuno faccia richiesta di parlare, allora possiamo chiudere. Ringrazio tutti e ringrazio Elena per la sua partecipazione. C'è una domanda, vediamo un po'. Angela, non so chi è, dice: per me è stato tutto chiaro e come sempre complimenti. Grazie. Ecco, c'è una chat, c'è un libro, chiede. Sì, il mio ultimo libro è L'ultimo Duca, Francesco V d'Austria Est. Lo faccio vedere? Sì, sì, fallo vedere. Ecco, è questo qui. Guarda, c'è un'altra chat, forse riesci a leggerla anche tu. Qui dice, da Rodolfo, dice, essendo un periodo particolare della storia che spesso non si parla, come si potrebbe fare per incentivare a parlare di questa tematica? Non è facile, non è facile. Abbiamo fatto proprio ieri sera una conferenza, dibattito con l'associazione Gilberto Neto, proprio su questo argomento, il risorgimento dimenticato, cioè un tema così importante, così attuale, perché purtroppo da come è stata fatta l'Unità d'Italia, questa mala unità, sono derivati tanti problemi che ancora oggi purtroppo ci affliggono, eppure non se ne parla più. Tra l'altro sì, da quando tra l'altro non c'è più un referente politico e oltretutto insomma un referente politico che, vabbè, possiamo dirlo chiaramente, la Lega Nord per un periodo ha parlato di questo problema dell'Unità d'Italia, poi però con poca chiarezza lo ha abbandonato, lo ha ritrattato, lo ha rivisto e adesso ha completamente cambiato strada, diciamo che ha fatto sì che forse l'argomento venisse anche un po' svinto. E quindi adesso sembra quasi che sia inutile parlarne. Forse anche il fatto che adesso la gente percepisce come più stringenti o attuali altre questioni, però come dicevano tanti
studiosi che si sono opposti all'Unità d'Italia anche fino agli inizi del Novecento, cioè non si può pretendere di risolvere dei problemi che sono conseguenze, che sono sintomi di una malattia, senza andare a risolvere il problema che sta alla base, cioè andare a curare la malattia iniziale. Quindi noi tendiamo spesso ad attaccarci a problemi più attuali, a quello che leggiamo sul giornale, a quello che ci sembra che sia la cosa che più ci minaccia sul momento, ma non facciamo il passaggio di pensare che alla base di tutto, di tante cose, c'è stata questa unità forzata, che in un altro mio libro ho definito uno stupro, perché di questo si è trattato, un'unità che per l'Italia era assolutamente contro natura, era una cosa assolutamente dannosa, che ha creato delle fratture che non si sono più risanate e che adesso si perpetuano in tanti altri piccoli problemi che sembrano diversi ma non lo sono. Io credo che se si tornasse, anche semplicemente con una confederazione, a dare il ruolo principale agli stati storici della penisola italica, tanti problemi che oggi ci affliggono potrebbero essere risolti in maniera molto più logica e razionale. Però effettivamente non se ne parla più. Noi ci proviamo. Io non mi stancherò mai, è il mio argomento. Io dovessi rimanerla sola a parlarne, ne parlerò sempre. Ma in realtà non sono la sola, ci sono tanti ancora intellettuali anche, insomma, che hanno scritto tanti saggi, che magari ognuno dalla sua prospettiva. Anche ieri sera abbiamo fatto il dibattito, c'era Ettore Beggiato che del Veneto, Romano Bracalini della Lombardia, c'era Dicè del Sud. Quindi vedere questa problematica da tante prospettive può comunque essere utile a tenere vivo l'argomento. Poi mi rendo conto che la ribalta non c'è in questo periodo assolutamente, però sarebbe importante, perché continuo a pensare che sarebbe lo Stato Italia andrebbe rivisto, e se non si fa quello tutte le altre cose sono effimere, sono chiacchiere, oserei dire, perché non troppo dipende da quello che è successo nel 1861 e un po' prima e un po' dopo. Ecco, poi c'è Angela che dice: Elena, non so se oggi hai letto la Gazzetta, ancora articolo che inneggia il Risorgimento, disprezzando l'Est e Austro-Est come dittatori. A Modena purtroppo la storia vera, sarà faticoso a farla uscire. Purtroppo l'ho letto, è vero, sono rimasta male anche io, perché poi quando leggo certe cose mi fa ancora male, non riesco a non arrabbiarmi, è proprio una cosa che mi dà fastidio, perché è anche un po' come, non so, mia nonna diceva tirarsi la zappa sui piedi, non so se rende l'idea, cioè una persona che comunque denigra la storia della propria città, una storia che è stata secolare, Modena è stata costruita dagli Est. Cioè è un'autodenigrazione che io la trovo veramente anche patetica e ridicola e assurda. Abbiamo una storia bellissima, abbiamo una città bellissima, piena di opere d'arte. Cioè, che senso ha denigrare Casa d'Est accusandoli di tirannia? Sì, ho letto quello, scriveva, va bene, quelli ammazzati da Francesco IV, sovrani politici, ma gli stessi, tra virgolette, liberatori, ne ha ammazzati molto di più Napoleone, cioè non c'è neanche un lontano paragone. E niente, però ci cascano. La cosa positiva, la cosa per cui anche ho deciso di non rispondere, è che era una lettera, quindi non era un giornalista, uno studioso, era un uomo qualunque che diceva la sua opinione sciocca. Non so chi fosse, ho letto il nome, non lo ricordo neanche, non so se fosse qualcuno dei reduci dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, ma mi sembra strano, non lo so. Però era proprio la lettera di un privato, e allora purtroppo sì, sappiamo che con le lettere qualunque sciocco può scrivere qualsiasi sciocchezza, quindi non ho ritenuto di dargli peso. Fortunatamente
la saggistica, si sta un po' ridimensionando, poi siamo ancora all'inizio del lavoro, non è che è compiuto, anzi, però devo dire che a parte appunto qualche ancora ostinato magari dell'Istituto del Risorgimento che vuole continuare a dire le stesse cose, magari più per partito preso, per posizione ideologica che per convinzione, però anche all'interno dello stesso Istituto per la Storia del Risorgimento ci sono personaggi che cominciano a capire che invece bisogna guardare le cose come veramente sono andate, perché poi la verità è necessaria. E quindi credo che a livello di pubblicistica seria ci sia un cambiamento abbastanza anche importante negli ultimi tempi, e questo mi ricuora. Noi abbiamo utilizzato anche, adesso parlo della mia esperienza, tale identità, eccetera, abbiamo utilizzato molto anche il metodo dei dibattiti, cioè fare il processo al tal personaggio per mettere in luce sia gli aspetti positivi che negativi. Questo aiuta la gente comunque a non avere idee preconcette, a non avere il mostro, a superare l'idea appunto del tiranno, quelle cose assurde che la retorica risorgimentale ci ha lasciato, ma che a ben guardare non hanno nessun fondamento. Ma credo che questo adesso, a distanza di 160 anni, si cominci un po' a capire. Poi, ripeto, gli ottusi ci sono sempre e sempre ci saranno, però l'atmosfera è cambiata, quindi credo che si possa arrivare a fare un discorso storiografico abbastanza serio. Ecco, poi c'è Stefano che dice: chiedo ad Elena, che saluto caramente, un prossimo intervento sull'anniversario del crollo dello Stato della Chiesa. Ah, molto volentieri. Tra l'altro, anniversario importantissimo. Noi sempre abbiamo pubblicato un volume su appunto sulla presa di Porta Pia con articoli di vari studiosi, quindi anche lì vista da varie prospettive, approfondendo diversi aspetti. È una pagina importantissima che purtroppo anche quella è stata un po' messa nel dimenticatoio. Quest'anno era appunto il 150esimo, non se ne è parlato, nessuno, credo che il nostro libro sia l'unico uscito sull'argomento, nessuno ne ha parlato, un po' perché adesso sono tutti presi da un'attualità più stringente, poi col fatto che si possono fare conferenze in presenza magari è finito un po' nel dimenticatoio anche per quello, però in generale è una pagina di storia che dà ancora fastidio, dà un po' fastidio, e quindi se ne parla poco, ma è importantissima, anche quella di un'attualità straordinaria, quindi molto molto volentieri una serata su quello. È un argomento che mi interessa moltissimo e al quale tengo veramente tanto. Poi c'è Stefano Righetti, invece, che è Stefano De Grandi, che dice: l'Unità d'Italia è stato un affare finanziario. C'erano dei capitali massonici da impiegare e i Savoia li presero in prestito, sapendo che il capitale e gli interessi li avrebbero restituiti dai nuovi sarebbero stati restituiti e non da loro, dai nuovi, probabilmente da altre persone e non da loro. Non so se voi... Sì, vabbè, no, condivido. È stato un affare finanziario, assolutamente. C'erano degli interessi, sì, da parte dei Savoia, che ovviamente volevano espandersi, volevano arricchirsi, anche da parte delle potenze straniere. L'Inghilterra era interessata anche al sud, soprattutto per via delle miniere di zolfo, per via del controllo sul Mediterraneo. C'erano degli interessi anche ideologici, c'era un interesse a indebolire la Chiesa Cattolica, anche soprattutto da parte dell'Inghilterra in quanto protestante, della Francia in quanto repubblicana progressista. Insomma, c'erano tanti interessi che però non erano quelli del popolo italiano, perché invece, anzi, dei popoli italici. Popoli italici invece avevano interesse a mantenere quel grande patrimonio di diversità, di differenze, di costumi, di tradizioni, di dialetti, di gastronomia, di tutto, che faceva la ricchezza e la bellezza dell'Italia. I popoli erano legati alla loro terra, alle loro abitudini, gelosi anche della loro indipendenza e del loro nome. E quindi c'è stata un'opera di omologazione, di livellamento per l'interesse di pochi,
Quindi alla faccia che si parlava tanto di indipendenza dall'Austria, sì, poi ci si buttava nelle braccia dell'Inghilterra e della Francia, si parlava tanto di unità, invece si divideva perché si è diviso il nord dal sud, si è diviso il popolo cattolico dalla sua chiesa e dallo Stato, cioè c'è stato subito dopo l'unità d'Italia una divisione enorme, essere italiani e essere cattolici sembrava una cosa impossibile. E ci sono state solo divisioni, insomma il Risorgimento non ha mantenuto nulla di quello che aveva promesso e ha calpestato la volontà e gli interessi dei suoi popoli, della sua gente, per fare gli interessi dello straniero, cosa che poi è proseguita chiaramente anche nella Prima Guerra Mondiale, quando l'Italia ha fatto la scelta sciagurata, più che un delitto, uno sproposito, diceva Pulo, di schierarsi contro l'Austria, quando il suo interesse sarebbe stato invece quello di stare dalla parte dell'Austria e eventualmente contro l'Inghilterra e la Francia, oppure al massimo di stare neutrale, ma di sicuro non quella di combattere contro gli imperi centrali. Ma dovevamo pagare le cambiali a quegli stranieri che avevano aiutato a fare l'unità. Quindi questa sbandierata indipendenza non c'è mai stata, assolutamente. Poi c'è Rodolfo Weber che dice: ho visto nei vari musei risorgimentali italiani, come quello di Bergamo, materiale inerente agli austriaci, ma poco valorizzato, perché non esiste un concetto come tra Francia e Germania riguardo alla Prima Guerra Mondiale, una storia comune senza vincitori schiaccianti. Cosa nella storia italiana non si riesce ad ingranare? Perché probabilmente se siamo italiani, alla fine siamo fatti per le divisioni, siamo rimasti. Da un lato l'italiano è sempre stato un po' quello che si schiera per il suo campanile, per il suo orticello, eccetera, questo l'abbiamo sempre avuto nel DNA. E poi temo che appunto questa unità d'Italia fatta in maniera così completamente sbagliata non ha creato quel senso di appartenenza, quella serenità nel valutare gli eventi, quella serenità che si può avere solo con la verità, cioè è rimasto un qualcosa di incompiuto, di non spiegato, che porta gli italiani sempre a nascondere la storia o farne una questione ideologica, una questione di lite, di non si riesce, pensiamo solo a cosa è successo, non so, durante la guerra civile, dopo la seconda guerra mondiale, cioè non se ne può ancora parlare, cioè un qualsiasi popolo con un senso di appartenenza avrebbe dopo cercato di dimenticare, di mascherare, di ricreare una comunità. In Italia questo non è possibile, perché non siamo un popolo, il popolo italiano non esiste, esistono i popoli italici, credo a livello inconscio ancora, nonostante appunto si sia fatto di tutto per dimenticare. Poi chiede sempre Rodolfo: che relazioni c'erano tra il Ducato di Parma e Modena? Entrambi legati alla casa imperiale? Non era possibile unire le forze per poter tutelare il fronte destro del Po, come accadeva contemporaneamente sul lato sinistro con il Quadrilatero? Sì, Francesco V si era dato molto da fare per questo. I legami erano molto stretti, c'erano anche legami di parentela, anche piuttosto importanti. L'ultima duchessa di Parma era la sorella del conte di Chambord, che era il marito della sorella di Francesco V, con Maria Luigia era cugina di Francesco IV. C'erano legami importantissimi, anche sempre strette relazioni. Era il grande sogno di Francesco V, lui ha lavorato per tutto il suo regno, poi è stato interrotto dagli eventi, però ha lavorato proprio in linea con quel progetto di confederazione che aveva scritto da giovane, aveva lavorato proprio per la Lega Doganale, per favorire i contatti tra gli stati e soprattutto con Parma i contatti, i lavori erano intensissimi. Era il suo grande desiderio, poi non è stato fatto probabilmente tutto quello che si sarebbe potuto, poi tutto ovviamente si è interrotto col 1859, non so, ovviamente sì, bisognava mantenere la reciproca indipendenza, non si poteva pensare di
accorpare i ducati, quello era impensabile, ovviamente c'erano due dinastie regnanti differenti, c'erano comunque c'è una storia, una tradizione molto diversa tra il Ducato di Modena e il Ducato di Parma. Però accordi, contatti, la ferrovia, i rapporti commerciali, c'erano, cioè il dialogo c'era, sempre appunto nel sogno di Francesco V di creare questa collaborazione fra gli stati unitari, lui diceva proprio per evitare che il nemico agisse, lui aveva sempre in mente le invasioni francesi, le invasioni napoleoniche, aveva sempre in mente il pericolo francese, non so, quindi diceva bisogna evitare che i francesi facciano quello che hanno fatto al tempo di Napoleone. Quindi gli stati italiani devono accordarsi anche da un punto di vista militare, eccetera, per sapersi difendere. E questo sì, era un discorso che lui portava avanti, con Parma moltissimo, poi non è andato a buon fine la cosa. C'è Angela che ha chiesto prima del giornale, che esprime una preoccupazione e dice: sì Elena, hai pienamente ragione, però col giornale è letto da tutti e mi fa paura per come sono i modenesi. Ma io spero che la lettera, perché cioè, mi ero spaventato un po' anch'io, pensavo avessero che un qualche giornalista avesse fatto un articolo vero e proprio. Le lettere io spero che non le vadano a leggere in tanti, mi era sembrata più una polemica magari contro Giovanardi, la sua idea di mettere la targa, più magari una polemica pseudopartitica proprio di bassa lega. Quindi io temo che magari fare delle controrisposte, cioè, possa dargli più risalto di quello che merita. Io mi sono un po' consolata vedendo che era una lettera in fondo, ho detto boh, non la leggerà nessuno. Cioè, sì, poi è vero, la Gazzetta è un giornale molto letto, ma adesso secondo me già sono pochi quelli che leggono i giornali. Poi, non essendo un articolo in grande evidenza, io spero che passi abbastanza inosservato, tutto sommato. Sì, posso dire che tante volte una replica è la notizia data due volte. Sì, purtroppo sì. Su Facebook c'è Maurizio Pasquale che scrive: comunque un abbraccio da Mantova, alla vicina Modena. Sotto l'impero asburgico, la vera Europa unita, rispettosa delle diversità, manca parecchio. Poi sì. c'è Manuel Dami che dice: la figura di Francesco V, uomo così fuori dal tempo, con le radici ben piantate nel passato, ma con lo sguardo al futuro, dovrebbe essere preso ad esempio anche da noi Southern, legati alle tradizioni della nostra Heimat e proiettati inevitabilmente verso il futuro, per pensare allo sviluppo e al domani senza mai dimenticare da dove veniamo. E poi ringrazia per la serata. Poi c'è Marco Zonta che dice: il risorgimento così come viene propinato è l'anello di congiunzione tra fascismo e repubblica, tra sinistra e destra italiane dell'ultimo secolo. Ecco, poi mi sembra che non c'è altro. Ci sono delle chat ancora? Quello l'abbiamo già detto. Allora, sempre Rodolfo che dice, poi dice: non faccio più domande, è l'ultima questa. Mantova e Colorno si trovano a soli 50 chilometri di distanza. Perché questo asse importante non è stato rafforzato? Il timore di dover inviare truppe oltre Po era talmente grande ed era legato sempre alla scarsa volontà da parte di Francesco Giuseppe di tutelare le zone più esterne dell'impero? Vediamo invece come l'arroccamento per la prima guerra mondiale in Tirolo è stato esageratamente massiccio. Non so se vuoi dire qualcosa. Sì, no, beh, penso un po' a entrambe le cose. Probabilmente sì, c'era una certa difficoltà tra sovrani a mettersi d'accordo. Io credo che non avessero tutto sommato neanche ben presente il pericolo concreto, perché poi, ripeto, sì, se non si fosse trovata questa congiunzione infelice per noi, ma fortunata per loro, tra francesi e piemontesi, sarebbe stato poi molto difficile sia per i Savoia da soli fare l'invasione degli altri stati, sia per una potenza straniera trovare la scusa di invadere. Quindi sì, credo che Francesco V, almeno parlo per Francesco V, ma
percepisse il pericolo, tanto da stendere appunto il progetto di confederazione, ma lo percepisse più a livello ideologico, cioè sì, temeva che potesse risuccedere l'invasione francese come era successa ai tempi di, dopo Napoleone, però vedeva anche che come stati prunitari alla fine erano tutti parentati tra loro, erano tutti in buoni rapporti, cioè tant'è che manteneva comunque un esercito anche piccolo tutto sommato, quindi non credo che avesse così presente il pericolo della possibilità di una guerra, quindi forse si è presa un po' sotto gamba la situazione e poi certamente anche un po' il disinteresse per un certo a tratti di Francesco Giuseppe per la situazione italiana probabilmente ha fatto il resto, sì, probabilmente è stata una cosa che è stata trascurata, però non so di preciso, magari c'erano anche altre motivazioni. Non sono mai stati bravissimi, questo è da dire, i sovrani degli stati prunitari a mettersi d'accordo tra di loro, cioè questi tentativi sono stati fatti per la prima volta nel corso dell'Ottocento con i vari progetti di confederazione, la Lega Doganale, eccetera, ma non era una peculiarità degli stati italici quella di accordarsi tra loro, cioè ognuno si faceva i propri interessi e basta. Quindi probabilmente sì, il meccanismo si è messo in moto in quel periodo di fronte alla possibilità del pericolo, però non, evidentemente non è stato fatto abbastanza. Poi c'è un'altra richiesta, bisogna cominciare a prendere nota perché le richieste sono tante. È Stefano Righetti che chiedo alla relatrice se in un prossimo futuro possiamo organizzare un evento come questo parlando dei reggimenti formati da soldati veneti e mantovani che militarono nell'esercito asburgico. Sì, è un argomento che non ho mai trattato, però si può pensare, possiamo prepararlo magari. E magari coinvolgiamo anche il museo Andrea Soffer di Mantova, che loro, cioè, non mi ricordo più come si chiama il vicepresidente, che è molto esperto su questo campo, sì, potrebbe sì, anche a Modena darci una mano. Sì, c'è uno studioso proprio di storia militare che posso coinvolgere, quindi sì, sì, può essere anche questa una serata molto interessante. Allora prendiamo nota. Mi sembra che domande o richieste o... non ce ne sono più su Facebook, anche non c'è altro. Beh, penso che possiamo ringraziare tutti, in particolar modo Elena per la sua presentazione. Tanti saluti a Modena, magari un giorno ci ritroviamo assieme. Ma di nuovo speriamo riuniti. Più presto. Non lo so, sogniamo, facciamo lo stesso sogno di Francesco V che continuava a sognare che magari un giorno le cose ritornassero come erano. Va bene, grazie a tutti e alla prossima. Il prossimo appuntamento nostro sarà il 29 aprile con Roberto Bazzanella. Comunque metteremo gli avvisi come al solito. Grazie a tutti, buonanotte e alla prossima. Grazie.